Radio Radicale, siamo con Lorenzo Cesa dell'UDC che si presenta in questa competizione elettorale Noi con l'Italia, alleata con il centrodestra, per commentare questa vicenda del Movimento 5 Stelle e delle polemiche che ha determinato. Allora, lei può fare una valutazione su questa vicenda che apre un punto interrogativo molto importante sulla prossima legislatura? Beh, intanto volevo dire, come diceva Nietzsche, se si vuole risanare la politica, i primi da eliminare sono i moralisti. Ecco, quello che sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle, che non chiamerei più un Movimento 5 Stelle, ma il partito di Di Maio, sta cambiando natura il Movimento 5 Stelle, dimostra proprio quello che Nietzsche affermava. Ecco, detto questo, penso che bisogna tornare a fare la campagna elettorale parlando dei temi che interessano la gente, cioè qui ci sono 4 milioni di persone, 4 milioni e mezzo di persone che vivono sotto la soglia di povertà, quindi il primo nostro obiettivo è contrastare questo argomento. E come lo si fa? Rilanciando l'economia di un paese, creando opportunità di lavoro, quindi creando posti di lavoro, quindi spingendo molto sul tema dello sviluppo, ripartendo dagli interventi che lo Stato deve fare, così come lo si fece nel dopoguerra, nei periodi bui anche della Prima Repubblica, si facevano interventi pubblici per far ripartire l'economia, poi sostenere le imprese cercando di detassare al massimo anche costo del lavoro, tutta una serie di interventi che noi abbiamo nel programma e che abbiamo contribuito a costruire insieme a tutti gli amici del centrodestra. Ecco, il Movimento 5 Stelle dice che con questi soldi abbiamo scoperto che con questa vicenda sono stati versati oltre 20 milioni per le piccole imprese. Che peso ha un versamento di questo genere? E secondo lei si tratta di demagogia oppure hanno degli effetti questo tipo di investimenti? Avrebbero degli effetti, ma quello che sta accadendo in questi giorni dimostra che esattamente il contrario. Tanto c'è una questione morale molto seria che li riguarda. Perché non si può dire onestà, 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 lo slogan di 5 Stelle, poi trovarsi in questa situazione. Poi è tutto positivo, ognuno di noi fa qualcosa per qualcuno, no? Ma non è che io mi metta a sbandierare quello che faccio per sostenere situazioni magari di difficoltà che vive la gente. Quindi chi lo fa? Bisogna rendere onore e omaggio a chi fa gesti di solidarietà in questo momento. Detto questo, però, rispetto al movimento che lo slogan principale o il motivo principale della sua esistenza, quello di dire fuori disonesti della politica, onestà, onestà, lo slogan principale di questo momento è venirsi a trovare di fronte a questa situazione, penso che ci sia molto da riflettere. Renzi ha tirato fuori un paragone con Tangentopoli e con Craxi, come l'ha trovato? È esagerato, siamo in campagna elettorale, ci sono dei toni esagerati, ci sono dei colpi bassi che si stanno dando l'uno con l'altra parte che non ci riguardano. Non è il modo in cui siamo stati abituati noi a fare campagna elettorale. Personalmente sto facendo una campagna elettorale all'insegna dei problemi, cioè dobbiamo parlare dei problemi della gente e dare delle soluzioni ai problemi della gente. C'è il tema del lavoro che è il tema centrale di questa campagna elettorale, dell'Italia. Abbiamo tutti gli indicatori negativi di questo paese, se non ci rendiamo conto di questo siamo dei folli, siamo in una situazione davvero difficile perché non possiamo vivere in un paese in cui c'è il 37% dei giovani disoccupati, in cui c'è come dicevo prima, c'è un 4 milioni e mezzo di gente che vive sotto, ma molto sotto la soglia di povertà, e 12 milioni di italiani che arrivano non a fine mese, ma non arrivano proprio a fine mese per niente, e noi stiamo a discutere ogni giorno di problemi che non hanno nulla a che fare con la risoluzione dei problemi della gente. Bisogna tornare a fare la politica della serietà, della responsabilità, cercando di affrontare le questioni che riguardano la vita della gente e cercare di dare soluzioni. Bisogna prendere in mano questo paese, che è ridotto come è ridotto, e prenderlo per mano e tirarlo fuori.
Quindi sarà importante il giorno dopo le elezioni, e io sono sicuro che questa campagna elettorale porterà il centrodestra a governare, di aprire anche una nuova fase, no? Di riforme serie del paese. Non possiamo più curare questo paese con pannicelli caldi, dobbiamo essere strong, dobbiamo essere forti, fare delle cose decise, sia sul fronte economico, sia sul fronte delle riforme istituzionali. Cioè bisogna aprire anche una fase costituente, e noi del centrodestra dobbiamo farci carico di fare questo lavoro. Senta, un'ultima questione nel campo delle priorità. Voi che cosa pensate della riforma carceraria dell'ordinamento penitenziario? Il Partito Radicale chiede al governo di anticipare il decreto sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. Si comincia anche dalle carceri, secondo lei, e come giudica il ritardo dell'esecutivo? È un ritardo gravissimo. C'è una situazione carceraria allo stremo, cioè con della gente che vive in condizioni di disumanità totale. Cioè non si può più tollerare una situazione del genere. Occorrono maggiori risorse, bisogna creare una legislazione che eviti che tanta gente vada in carcere inutilmente, magari si può far stare a casa con tutte le tutele del caso. Ma bisogna fare delle cose strong. Sono d'accordo con i radicali. Bisogna fare una battaglia seria, e io ci sarò. Se sarò in Parlamento sono accanto alle battaglie dei radicali, per dire che il sistema, bisogna partire dalle cose piccole. Non si può tenere, non si possono delle persone in situazioni disumane. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il segretario dell'UDC Lorenzo Cesa, candidato con noi con l'Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo.